L'obiettivo è quello di presentarsi alle prossime amministrative del 26 maggio, riunendo competenze, impegno e passione di tanti cittadini per la rigenerazione della città. È stata presentata oggi la nuova organizzazione politica Coalizione Civica per Pescara, nata su impulso del consigliere comunale Ivano Martelli, con ambientalisti, esponenti dell'associazionismo e della società civile. Ivano Martelli, ex Sinistra Italiana, un partito che al pari degli altri evidentemente non, nel quale ha fatto fatica a riconoscersi nell'ultimo periodo, soprattutto per alcune scelte politiche non condivise. Andando avanti, quale può essere il progetto e l'inquadramento di questa nuova coalizione? Ma Coalizione Civica per Pescara nasce come progetto autonomo rispetto al quadro politico della città di Pescara, cioè non col centrodestra ovviamente, non col Movimento 5 Stelle, tantomeno col centrosinistra, quindi un progetto autonomo che noi vogliamo presentare alla città, un progetto che nasce dal basso, dove appunto, come vedete, un progetto che è nato con l'aiuto di molte associazioni, molta partecipazione della società civile, e vogliamo presentare questo progetto alla città per condividerne il programma e non solo, ma anche la scelta dei candidati e delle candidate, e quindi anche del candidato sindaco o della candidata sindaco. Di diverso dal centro-sinistra cosa c'è? Noi dovremmo occuparci prevalentemente appunto di due cose: la cura delle persone e la cura dei luoghi. Questo magari può essere banale in qualche modo, ma quando noi abbiamo cura dei luoghi dove le persone vivono, spesso noi otteniamo anche che le persone che ci vivono si sentano meglio, abbiano a cuore anche i luoghi, cioè è un circolo virtuoso che dobbiamo instaurare. Il tema principale che noi vogliamo portare è quello dell'ambiente. Pensiamo di portarlo al centro della discussione, cose che in questi anni, compreso questa amministrazione, non ha fatto.